Ciao a tutte e benvenute alle nuove iscritte. Oggi c'è un nuovo appuntamento per la rubrica i sostituti validi ed economici. Allora, vi voglio parlare appunto dei gelatos della linea della marca Faber-Castell. Allora, esistono varie confezioni di questi colori e io ho preso questa da 4. Nella confezione, oltre ai 4 gelatos, c'era anche questo piccolo tamponcino e un pennello di scarsa qualità, e l'ho pagata 10 euro. Allora, questi sono, diciamo, dei colori solidi a stick. Praticamente si va a colorare la superficie con questi colori e poi si può sfumare con dell'acqua, una specie di acquerelli solidi, diciamo. Ieri sono andata al supermercato e mi sono imbattuta invece nelle tempere solide della Carioca. Si chiamano temperello e sono, come riporta la scatola, sono facili da lavare e sono colori coprenti e si asciuga rapidamente. Allora, io queste le ho provate molto velocemente. Vi posso dire che questi del gelato non mi hanno entusiasmato molto, perché non sfumano poi così bene, secondo mio avviso. Invece ho trovato queste tempere solide molto molto più sfumabili e poi molto convenienti, perché l'ho pagata questa confezione di 6, la 6, l'ho pagata 3,99. Allora, andiamo a vedere. E sono anche più grandi. Questa è la confezione. Vi faccio vedere la differenza con vedete? Sono più grandi. Si presentano allo stesso modo, diciamo, hanno lo stick sono andata a provarli su un cartoncino, non è un cartoncino acquerellabile, è un semplice cartoncino. E allora questo qui, rosso più scuro, è la tempera solida della Carioca, mentre quest'altro è questo. Allora, adesso vi faccio vedere in diretta. Diciamo che questo non è nemmeno il supporto adatto per acquerellare, però. Allora, le tempere, queste della Carioca, sono molto più dense, si sente proprio quando vengono già distribuite, spalmate. Diciamo che li trovo molto simili, ma soprattutto per il prezzo io preferisco le tempere della Carioca. Prezzo e quantità. Sono anche più coprenti. Mi trovo, sì, decisamente meglio con le tempere della Carioca. Ok, inoltre, vabbè, la scatola riporta, dice ideali per la scuola, è un nuovo modo facile, divertente e pulito per disegnare e colorare con la tempera, senza l'uso di pennello e acqua, su carta, cartoncino, legno e cartone, colori brillanti ad alta coprenza, finitura satinata, asciuga rapidamente, non ondula la carta, non necessita di vernice protettiva, senza solventi e basta.
Vabbè, io ho utilizzato comunque l'acqua per, se vogliamo appunto ottenere un effetto acquerellato, ma insomma lo vedete da voi, che secondo me le carioca sono migliori, si stendono diciamo più uniformemente di queste, lasciando queste lasciano comunque tipo delle parti più scure, queste invece sfumano veramente meglio. Bene ragazze, niente, quindi se le avete già provate entrambi i marchi, fatemelo sapere in un commento. Se vi è stato utile il video, scrivetemelo. Ciao!